c'è che nella vita si fa strada a calci, altri a gomitate, invece il nostro ospite si è fatto strada con tanto sacrificio e tanti pugni e tecnica. L'epoca d'oro della box ha vissuto e ha animato la box italiana sui ring di tutto il mondo. Nino, benvenuti. Cara Ferrari, grazie per essere qui. Ciao Tiberio, buongiorno, buona domenica. Allora, sei andata a trovarlo personalmente? Sì, come no, è stato un piacere perché è veramente una splendida persona e ci siamo divertiti a ricordare i suoi inizi che sono davvero particolari. Lui viveva con i suoi genitori all'isola d'Istria, vicino a Trieste, e pensa un po' che fin dall'inizio aveva questa passione per la box, ma non aveva la possibilità di avere i guantoni, per cui prendeva i calzettoni di lana del papà, li riempiva di stracci per non farsi male alle mani, un sacco di juta riempito di grano turca, e in cantina tirava i pugni con il papà che lo sosteneva moralmente. Senti, a parte il papà, chi è che in qualche modo ha acceso la miccia per benvenuti dandogli il via? Un allenatore a cui lui deve molto, perché ha iniziato ad allenarsi in questa palestra. Luciano Zorzenon l'ha visto e ha detto ai suoi genitori: questo farà strada. E allora lui cosa ha fatto? Ha fatto proprio strada pedalando, perché pensa che per andare ad allenarsi seriamente doveva percorrere 30 km in bicicletta, andare 30 e tornare. Faceva riscaldamento, faceva. Arrivava già bello che riscaldava. Poi è diventato il grande campione del mondo che tutti conosciamo. Porca miseria, dei medi, su 90 incontri, ne ha portati a casa ben 82. Mio padre mi ha massacrato quando la Rai faceva vedere la box e quando la box, insomma, aveva il suo spazio che meritava. Ora alle Olimpiadi del 60, insomma, non si è fatto mancare nulla, tanto sul ring quanto nella vita privata. No, non si è fatto mancare nulla neanche lì, perché si è sposato ben due volte. La prima volta ha avuto ben 5 figli e poi si è sposato con Nadì, di cui è innamoratissimo, ha avuto Nathalie. Bene, a questo punto non ci resta altro che... Qui a Roma sono andata a trovare. Ci hai fatto tanta strada. Hai fatto... E io sì, da Milano. L'hai fatta con Nisini? No, con no, Riscoli. No, l'ho fatto con Andrea Riscoli. Tu cambi registi proprio come se... Sì. Andiamo. Quest'oggi siamo a Roma, siamo venuti nel centro sportivo dove Nino si allena quotidianamente. Possiamo proprio dire che è la sua seconda casa. E allora ci sta aspettando. Andiamolo a scoprire e a farci raccontare un po' di cose di lui. Ma Nino, ma cosa fai? Anche in camicia non riesci a fare a meno di tirare pugni. Difatti, per farlo, questo lo si può fare in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, soprattutto quando ne hai voglia. Giustamente, tu ce l'hai proprio nel sangue, perché hai cominciato da piccolissimo e tra l'altro ho scoperto che anche il tuo papà amava la box. Infatti è partita da quello la mia voglia del pugilato, perché papà Fernando le fu impedito da nonno Francesco a continuare a fare la box da giovane, e evidentemente mi ha trasmesso con il sangue, geneticamente, la sua grande passione che le era rimasta. E lui mi ha sempre lasciato fare, non è stato di quei genitori, conoscendo un po' anche il mestiere, di intromettersi mai. E io ho imparato anche quella dote della modestia che mi ha trasmesso mio padre. Che non è da tutti e che è molto bella, che noi ti riconosciamo. Per quel po' che sono riuscito a imparare. È vero. Parliamo anche di mamma Dora, perché se ne è parlato poco rispetto al tuo papà. Diciamo che mamma Dora era timorosa, paurosa, aveva paura di quello che facevo, ma il grande amore del marito era tale che aveva fiducia in lui e sapeva che se mi avesse dato qualche cosa come quello che mi ha dato, questa dote, questa qualità, dovevo portarla a termine. Ricordo delle notti in collegamento via satellite, Alfredo Pigna che commentava, almeno credo, due campioni di box sul ring, da una parte benvenuti, dall'altra via via anche Griffith, me ne viene in mente, con il quale poi è diventato amico. Hai detto proprio bene, pensa, il grande campione americano Emil Griffith, campione dei pesi medi, e si sono incontrati sul ring e addirittura è riuscito a batterlo, è diventato il nostro Nino Benvenuti, il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Però sono rimasti molto amici. Se ne sono date un sacco, una sporta. Sì, sì, sì. Ma cos'è successo poi?
tra di loro. Allora, bellissimo, non c'è stato un motivo particolare. Lui mi ha detto, allora, il suo concetto io lo approvo in pieno, perché lui dice che delle persone simili, che hanno subito la stessa educazione, lo stesso modo di pensare, hanno gli stessi modi carini, si ritrovano e poi diventano amiche per tutta la vita. Ed è effettivamente così. Infatti loro si sono trovati molto bene, hanno tutti e due il senso del rispetto, dell'amore per l'altro. Addirittura Emil era, pensa un po', il padrino di uno dei suoi figli alla cresima, poi purtroppo è mancato l'anno scorso e il nostro Nino l'aveva sentito proprio poco prima. Oh, superstizioso come pochi, benvenuti, per carità, ci sta, però... Sì, molto superstizioso. La prima volta che ha vinto è salito sul ring con la gamba sinistra e da allora saliva sempre con la gamba sinistra e poi giustamente aveva la fede della mamma, la allacciava alla scarpa, all'accetto della scarpa sinistra e ogni volta pensava a lei perché insomma gli ha sempre portato bene, è sempre nel suo cuore. Torniamo da benvenuti. Ma questo è il tuo regno e guarda quanti giornali, quante copertine che parlano sempre di te. È bello, questo mi inorgoglisce quando vedo un giornale che porta Benvenuti Campione a 9 colonne. Sono soddisfazioni, non da tutti. Io però ti metto una medaglia invece al cuore. Perché sai che noi facciamo proprio campioni di cuore, tu lo rappresenti proprio bene, perché sei stato anche in India, è vero o no? A curare i poveri malati di lebbra. Beh, è stato nel 95 che decisi di andare, quando, avendo avuto tutto dalla vita, ritenevo che ci fosse qualche cosa ancora da fare. E vissi con loro 3 mesi. Li lavavo, li curavo, le davo da mangiare e li abbracciavo, cosa che a quel punto molti ebbero paura. Io non ebbi paura e sono sano ancora come un pesce. Parliamo anche del tuo amore, di tua moglie, che non ama farsi vedere purtroppo, Nadia, anche se è una bellissima donna. Nadia è una donna molto molto riservata. Questa è del 1967, quando la conobbi. Bellissima. Ed eravamo a Madrid in un viaggio. E da lì non vi siete più lasciati. E parliamo però di futuro allora, perché tu sei qui nel tuo regno e vorresti fare qualcosa di nuovo, perché questo... non si smette mai di inventare bravissimo. E di pensare. Noi qui creeremo un centro per il pugilato quello vero, l'educazione e il pugilato. E ti seguiremo in tanti. Grazie Nino, perché è stato un piacere stare con te. E ha fatto le cose da quando nel 71 ha attaccato i guantoni al chiodo, benvenuti. Ne ha fatte ha fatto il commentatore sportivo, l'attore. Ha fatto anche l'attore, poi come abbiamo visto dal servizio, è andato nell'Ebrosario in India, è stato per lui molto emozionante, gli ha insegnato i veri valori della vita che bello, si porta ancora dietro. Bello sarebbe se la nobile arte tornasse a essere di moda, perché ha un allenamento fantastico, ti scarica molto e quando poi sai che con i pugni puoi far male sei molto più attento e molto più autocontrollo. È vero, poi educare proprio a questo sport, al rispetto per gli altri, è fondamentale. Il motto che riassume il senso della sua vita? Allora, il suo motto è che bisogna prefiggersi degli obiettivi e poi realizzarli. E semplice, lineare. Che ci sia riuscito. È vero o no? Tanta felicità, Nino, benvenuti alla moglie e ai suoi figli. Grazie a te, come sempre. Ciao a tutti.